Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Zirkzee, ok? Allora, giocatore rivelazione dell'anno scorso del Bologna. E, diciamo, non solo lui è stato rivelazione l'anno scorso, la rivelazione è stata Calafiori, è stata rivelazione anche Orsolini. Giocatori che prima erano giocatori normali e sotto la guida di Thiago Motta sono diventati giocatori abbastanza centrali nel Bologna e che l'hanno portato anche a prendere la posizione in Champions League. Allora, di cosa parliamo? Parliamo che Zirkzee al Manchester United non va molto bene. Ragazzi, però prima di partire e approfondire la situazione, scusate, vi invito a mettere like a questo video, iscrivetevi al canale, condividete il video su tutti i vostri social e commentate il video solo a fine video, ragazzi. Io non so perché ultimamente sto avendo meno visualizzazioni, mi stanno calando le ore di visualizzazioni, vi chiedo un aiuto di guardare il video fino alla fine. Voi e come, ditelo anche ai vostri amici e ai vostri parenti. Allora, andiamo a vedere qua la situazione di Zirkzee, perché c'è qualcosa che non convince e quindi non è molto colpa sua. Zirkzee, nuovo Sancho, già ai margini del disastro United. Mossa Juve a gennaio? Forse. L'ex calciatore del Bologna sta vivendo un momento di grande difficoltà a Manchester. La sua permanenza in Premier League è destinata al destino di Ten Hag. Come cambiano velocemente le cose nel mondo del calcio? Sta pensando Zirkzee, perché la suspensa United era iniziata con il piede giusto, con il gol vittoria all'esordio contro il Fulham il 16 agosto, comunque la prima partita, e da lì in poi sono passati circa 2 mesi, 2 mesi e mezzo, ma sembra già un'eternità. Lo scorrere del tempo, declinato in termini calcistici, le sfavillanti giocate con il Bologna sono ormai un lontano ricordo. Il grande salto in Premier League, un calcio diverso, hanno condizionato l'adattamento dell'olandese che sembra finito ai margini della compagine allenata da Ten Hag, nonostante sta andando malissimo lo United. Dalla sostituzione all'Aston Villa, al ruolo incompreso, lui con l'Aston Villa ha fatto una prima frazione di. Una frazione di. Un primo tempo, scusate ragazzi, molto anonima. È stata sostituita in avvio del secondo tempo da Højlund. E ormai ogni partita è così sempre. Lui gioca, gioca e poi viene Højlund che lo sostituisce. Eppure c'è chi giurerebbe sul fatto che il problema di Zirkzee sia legato alla posizione in campo. Io qui non sono molto d'accordo, però, come dimostrato durante la gestione di Thiago Motta, una delle migliori qualità del talento olandese era quella di fare da raccordo tra centrocampo e l'attacco. Questo ok, quindi cucitore di reparti che faceva andare in aiuto ai compagni sulla metà campo per poi organizzare la fase offensiva. Invece con Ten Hag, nella maggior parte dei casi, il ruolo di centravanti è di finalizzatore. Certamente sono nelle sue corde, ma non proprio il vestito migliore per l'ex Bayern Monaco. No, lui ce l'ha queste cose qua. Il problema per me è Ten Hag. All'United sembrano essersi tutti gli ingredienti per assistere a un Sancho bis. L'ex Bologna sta ripercorrendo quanto già fatto dal calciatore inglese. È arrivato a suon di milioni, un giocatore predestinato e la mancata approvazione di Ten Hag. La chiave di volta è proprio nel rapporto con l'allenatore dei Red Devils. Se Sancho, che per me è un grandissimo calciatore, ha avuto problemi con Ten Hag. Ora, Zirkzee, che non è male come giocatore, ha problemi con Ten Hag, il problema è proprio Ten Hag per me. Comunque le ipotesi sono due. O c'è una rivoluzione sulla panchina United, quindi va via Ten Hag e allora Zirkzee potrebbe diventare oppure tornare al centro del progetto con un nuovo tecnico, o addirittura mandarlo via proprio a gennaio se Ten Hag rimarrà sulla panchina. Quindi c'è da vedere. Io penso che non so chi sia adesso il patron del Manchester United, ma non capiscono di calcio perché già Ten Hag per me doveva essere mandato via lo scorso anno. Ma comunque va bene così, a me non interessa. E quindi non si esclude che la Juventus potrebbe partire all'assalto nella finestra del calciomercato di gennaio. Non è un segreto comunque che Zirkzee sia il pupillo di Thiago Motta, che Thiago Motta già lo voleva a giugno alla Juventus.
e che Giuntoli ci abbia provato in tutti i modi per portarlo alla Juventus nella scorsa estate. E quindi la strategia di Giuntoli è: alla Juve urge un vice Vlahovic. Nella lista del club bianconero c'è anche l'ex Bologna, oltre a Kalimuendo. Quindi al momento è tutto in stand-by, ma i scenari potrebbero cambiare rapidamente e a quel punto la Juve non si farà trovare impreparata, anche perché Renati deve capire che c'è un giocatore che avete pagato tantissimo, non sta rendendo tanto quanto, ok? Lui non si trova bene. Zirkzee al Manchester United, come è successo a Sancho. Poi dopo Sancho è andato al Chelsea, ok, hanno pagato. Quindi penso che per il Manchester United sia cosa buona mandare in prestito Zirkzee alla Juventus, ok, perché poi diciamo, io lo voglio, a me piace quel giocatore lì, e vedere se il problema è il giocatore o se è l'allenatore. E a questo punto l'anno prossimo il Manchester United cambia allenatore e potrebbe riprendersi Zirkzee, sempre che lo dia in prestito, perché ovviamente penso che vada a pagare un giocatore per 6 mesi, e diciamo, dopo 6 mesi che è andato all'United, che non so quanti soldi vorrebbero, quindi ovviamente lo prenderà in prestito e dopo si vedrà. Quindi per me il problema del United è Ten Hag, perché il Manchester United così male negli ultimi anni non l'ho mai visto. Ok, proprio, era una delle migliori squadre inglesi o anche europee che c'era in giro. Saltato anche perché c'era stata l'era Ferguson, che tutti quegli anni è stato sulla panchina e vincevano di tutto. Ora sono anni, diversi anni che l'United non è più quello di una volta. Per di più la proprietà sta sbagliando acquisti, sta sbagliando anche soprattutto l'allenatore, perché io penso che dopo l'anno scorso sarebbe dovuto essere esonerato. Non lo hanno fatto, l'hanno tenuto, hanno comprato giocatori a son di milioni, guardate Zirkzee, e non sta rendendo quanto dovuto. Poi la gente potrete anche dire: ma anche voi avete pagato 50 milioni Douglas Luiz e non sta rendendo. Ok, lo so, ma il problema qua non penso che sia il problema il rapporto con l'allenatore. Potrebbe anche esserci qualcosa qua, bisogna vedere. Però nel frattempo noi abbiamo giocatori che ci possono coprire le zone nel centrocampo di Douglas Luiz, però ci manca un vice Vlahovic. E visto che Douglas Luiz ovviamente si trova bene, perlomeno quanto detto da lui, Zigze non si trova bene all'United, quindi potrebbe bene far cambiare aria a gennaio e vedere il problema qual è. Se è Zigze, che l'anno scorso è stato soltanto un anno così e poi è calato, oppure se il problema è di Ten Hag. Io però penso che sotto la guida di Thiago Motta, che già lo conosce, potrebbe tornare quello di una volta, quello dell'anno scorso, e a noi farebbe tanto comodo. Quindi c'è questa possibilità. Non è detto che viene alla Juventus, c'è questa possibilità. Giuntoli lo sta monitorando e entro gennaio, primi di gennaio, si muoverà e vedrà cosa fare. Quindi potrebbe esserci un vice Vlahovic a gennaio che risponde al nome di Zirkzee. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto voi cosa ne pensate, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Fino alla fine, forza Juventus, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.